Thriller Gigolo, è, diciamo così, il terzo libro di una serie, della serie del commissario Walker, che è questo commissario della Polizia di Stato che indaga appunto su alcuni crimini. Nello stesso tempo, però, è un romanzo a sé stante, autoconclusivo, perché se nei due precedenti, che sono La morte è loro in bocca e Il discepolo, veniva trattato lo stesso caso di omicidi, in questo nuovo romanzo il caso è appunto un nuovo caso, una nuova indagine per il commissario. Sono dei nuovi omicidi e soprattutto c'è un nuovo personaggio principale che si divide la scena con il commissario, che è appunto questo gigolò, questa figura, quest'uomo che svolge una professione così particolare e al quale qualcuno vuole in qualche modo dare fastidio. Prima di parlarvi della trama, vorrei dirvi che questo romanzo, oltre alla trama, appunto, va a toccare degli argomenti molto delicati e molto importanti. Uno su tutti, il bullismo, ma troviamo anche due argomenti che io vado sempre a toccare nei miei romanzi e sono la paura e l'amore. Proprio in merito a questo, io ho voluto siglare il romanzo con uno strillo in copertina che dice così. La paura si combatte solo con l'amore o con una paura più grande? Allora, partiamo dal presupposto che tutte le persone hanno provato almeno una volta nella vita paura o si sono innamorati almeno una volta nella vita, no? E quindi questi sono i due sentimenti più potenti in assoluto. E quindi per contrastare un sentimento di paura, che è un sentimento negativo, ci vuole un altrettanto forte sentimento positivo che è l'amore, altrimenti ci vuole una paura ancora maggiore, però in questo caso sì, si rischierebbe insomma di sovraccaricarsi di paura. Abbiamo, come vi dicevo prima, a che fare con un gigolò che è il protagonista e a un certo punto questo gigolò si ritrova a scoprire che le donne con le quali trascorre la notte vengono poi ritrovate morte il mattino seguente nello stesso luogo in cui lui ci ha trascorso la notte, o a casa della donna piuttosto che in un motel, in un hotel. La vicenda, questa vicenda di sangue non si ferma, le vittime diventano due, diventano tre e arriva il commissario David Walker e inizia ad indagare su queste strane morti. E poi da qui ci sono una serie di intrecci, una serie di flashback, una serie di capitoli che rimandano a decenni precedenti. E alla fine poi si incastra tutto, ogni tassello appunto va al proprio posto e invita il lettore a leggere una verità che forse avrebbe voluto non scoprire.